Buongiorno a tutti, siamo in collegamento con Paolo Fasce. Lui è il preside, il dirigente scolastico dell'Istituto Nautico San Giorgio di Genova e Camogli. Sì, tengo a precisare che sono qua in rappresentanza personale. Tu mi hai presentato come preside dell'Istituto Nautico di Genova e Camogli. Ma io qua molto semplicemente da cittadino ho fatto una proposta che ho lanciato nelle opportune sedi esercitando i miei, come dire, diritti civili e politici. Non sono qui a rappresentare la mia scuola, ma semplicemente la mia storia, la mia cultura, la mia esperienza e quindi propongo questa cosa alla luce di un'esperienza. Ce ne saranno altre migliori delle mie che chi di dovere valuterà. E parliamo con lui di una sua interessante iniziativa che ha a che fare con il tema del reclutamento dei docenti. Paolo Fasce non è nuovo a questo tema perché lui nel lontano 2008 aveva fondato un movimento molto interessante che era il Coordinamento Precari Liguri. E quindi è da tantissimo tempo che lui si occupa del tema del precariato, è un tema che a lui sta particolarmente a cuore. E su questo lui ha sviluppato una sua proposta per, come dire, combattere, eliminare il precariato, coniugando però questa proposta anche con la necessità di operare un reclutamento che garantisca anche la qualità degli insegnanti che vengono immessi nel sistema scolastico. Allora, la prima domanda, Paolo, è questa: ma tu perché ti sei messo a lavorare su questa proposta, che poi vediamo che fine ha fatto e che fine sta facendo? Perché a te è venuta questa idea? Beh, intanto perché anche sui capelli bianchi mi ricordo di quando ero precario e quali erano i problemi ai tempi, i miei vissuti e quindi le ricadute sul mio lavoro. In realtà sulle ricadute erano poche, ma comunque sul mio umore erano rilevanti. Il tema è quello di favorire una qualità nell'assunzione, cosa che non è stata ancora garantita né dalle SIS, né dai concorsi, né dai concorsi tombali, né dai concorsi straordinari. Io sono stato presidente di commissione, da dirigente scolastico sono presidente di commissione e mi scopro candidati che mi dicono che faranno le cose più meravigliose del mondo. Cioè, vanno su internet, dicono chi è il presidente? Paolo Fasce. Benissimo, qu quali sono le sue fissazioni? Cooperative learning. Faremo cooperative learning, cioè ci dicono che faranno tante cose meravigliose. Come preside faccio l'anno di prova, durante l'anno di prova vado a fare le visite, preside venga a vedere, ecco il cooperative learning, ecco questa qua, ecco per l'anno di prova sono tutti, come dire, didatti attivisti, l'anno dopo cambia assolutamente tutto. Senti Paolo, tu questa proposta che hai scritto e nella quale adesso entriamo un po' nel merito, l'hai inviata ai parlamentari che fanno parte della Commissione Cultura, sia della Camera sia del Senato. Mi pare che stai già ricevendo qualche riscontro. Adesso chiaramente bisognerà vedere cosa succederà a settembre, perché adesso i parlamentari giustamente stanno lavorando un po', come dire, a ritmo meno intenso, quindi vedremo a settembre. Ma entriamo un po' nel merito della tua proposta. La tua proposta si articola in 6 punti molto chiari. Tu, peraltro, di formazione sei un matematico, quindi insomma sei uno abituato alle cose Peggio precise. ingegnere. Quindi sei formazione ingegneristica e matematica. Accidenti. Allora, vediamo questi 6 punti. Primo punto della proposta, che cosa prevede? Allora, il primo punto è che i candidati si iscrivono nelle graduatorie d'esaurimento, le graduatorie provinciali, insomma, le graduatorie che sono in quel momento attive, cosa che già c'è, esistono, Benissimo. la gente è iscritta. E questo è il primo passaggio, direi, obbligato, ovvio. Punto 2. Allora, al punto 2 intercetta un bisogno, e cioè quello di coprire tutti i posti vacanti e disponibili.
cosa che non siamo mai stati in grado di fare. Cioè, non ci sono stati mai concorsi, graduatorie, perché dico, le SIS, progettiamo i numeri, assumiamo. No, non c'è mai stata una progettazione. I numeri però parlano chiaro. Se io ho bisogno di un insegnante di lettere, datemi un insegnante di lettere. Quindi, la fase 2 prevede semplicemente che chi occupa un posto con contratto al 31 di agosto fa un anno di prova, cioè fa l'anno di prova, perché mi porti in casa uno che è bravo, non è bravo, gli faccio fare l'anno di prova. Quindi in quell'anno lì fa l'anno di prova. Se risulta, naturalmente immaginiamo che faccia l'anno di prova uno ne ho arrivato, o abbastanza, a regime sarà uno giulivo, ne ho arrivato, adesso ci sono tanti precari, eccetera, eccetera, però sarà un anno, farà un anno di prova del quale verrà giudicato. Se è idoneo, allora passa alla fase successiva. Se non è idoneo, per 3 anni non entri più nella mia scuola perché non sei, evidentemente non eri compatibile con l'opt-off, non eri compatibile con l'ambiente, con i colleghi, col dirigente, con tutti quanti. Certo. Ecco, con questo però tu ci hai già anche un po' anticipato la fase 3, cioè la fase 3 è quella in cui appunto i docenti assunti sui posti in organico di diritto effettuano l'anno di prova esattamente come tutti gli altri insegnanti. Arriviamo però alla fine dell'anno di prova, quindi a questo punto entriamo nella fase 4. La fase 4 in cosa consiste? Allora, la fase 4 consiste nella valutazione da parte del comitato di valutazione, il quale appunto dirà se il docente ha espletato correttamente il suo anno di prova. Tra l'altro, in questa fase uno, come dire, cioè, abbiamo a disposizione degli strumenti. Io ho ricordato che proprio quest'anno i docenti neoassunti sono stati valutati dai dirigenti alla luce di un allegato A del decreto 226, che è una scheda di osservazione che ha consentito ai dirigenti e ai tutor di, come dire, guardare ciò che avviene nella classe non ingenuamente, ma con una scheda strutturata che ovviamente è stata fornita dal Ministero e che è erede di tutta una serie di strumenti ben noti nell'ambito, diciamo così, della formazione degli insegnanti. Finalmente è stata fornita ai dirigenti che non sempre sono stati, come me, nel loro passato, formatori di insegnanti, e quindi con questa scheda i dirigenti hanno potuto, come dire, fare osservazioni più strutturate, adatte, appropriate al caso. Bene. Allora, a questo punto l'insegnante supera anche lo scoglio del comitato di valutazione e inizia il suo percorso come insegnante di ruolo. Però attenzione, ci sono dei vincoli a questo punto. Quali sono? E quindi entriamo nella fase 5. Beh sì, la fase 5 sostanzialmente prevede la formazione iniziale, no? Io parlerei di una proposta, tra virgolette, concorso-corso, no? Cioè, quindi si fa un concorso abbastanza automatizzato dove non si spaventa nessuno perché non ti interrogo, non faccio. Peraltro, ripeto, quando uno fa il concorso ti racconta delle cose e quindi poi dopo vederlo in classe è un'altra cosa. Quindi fa 3 anni di prova. Cosa vuol dire? Che ci sono 60 CFU che devono essere affrontati per diventare insegnanti. Oggi, proprio, mi sembra che oggi sia stato firmato dal ministro quei 60 CFU. Ecco, perché 60 CFU in un anno? In un anno uno si tappa il naso, fa quello che deve fare, come ai tempi dei TFA e della SIS, in un anno, 2 anni. Vabbè, per quell'anno devo fare quella cosa, la faccio come mi dicono loro, eccetera, eccetera. Va bene, diluiamolo in 3 anni. Quindi in ciascuno di questi 3 anni il docente si fa 20 CFU, che sono un ammontare ragionevole. Io sono stato supervisore nei corsi di specializzazione del sostegno, sono 60 CFU,
questi poveretti, 60 CFU normalmente fagocitati in 5-6 mesi, fanno schiattare le persone perché le lezioni e il tirocinio e qua e là vanno. Cioè, 60 CFU in un anno sono davvero troppi. 20 CFU sono ragionevoli, sono anche diluiti nel tempo, costruiscono un percorso che effettivamente può davvero consentire a migliorare. In 3 anni noi, come dire, costruiamo anche un'abitudine alla formazione, no? Cioè, per questi 3 anni uno fa ricerca azione di fatto, no? Cioè è attivo nella propria formazione e autoformazione. Allora, come dire, io immagino anche che dopo questo, per una specie di inerzia, uno dica: ma come è successo a me? Io ho fatto 2 anni di SIS, poi ho fatto un terzo anno di specializzazione sul sostegno e non mi sono più fermato, cioè non mi sono più fermato a studiare, a approfondire. Cioè, io sono partito dalla SIS e dalla specializzazione e dopodiché sono andato avanti. Quindi ci vuole un percorso che, come dire, costruisca un atteggiamento. Senti, torniamo allora alla tua proposta e concludiamo con l'ultimo passaggio, il passaggio numero 6, che è quello in cui effettivamente l'insegnante poi ottiene l'incarico, diciamo, definitivo. Allora, faccio un piccolo passo indietro, cioè nella fase 5, in questi 3 anni, è previsto sempre l'analisi del comitato di valutazione, perché se un docente non funziona, cioè anche le stesse SIS hanno sempre avuto problemi a cacciare insegnanti strambi, no? Perché il ricorso, l'università si becca il ricorso, questo, quell'altro. Allora, troviamo un modo. In questi 3 anni sono 3 anni di prova, per cui ogni anno uno non è che deve fare chissà che cosa, è semplicemente ogni anno c'è la scheda, c'è l'interlocuzione con l'università, e per cui il comitato di valutazione dice se vai bene, cioè se si può andare avanti nella prova oppure no. Peraltro, immagino tutto gratis, perché quando c'era la SIS uno pagava 3.000 euro, diceva: ma insomma, c'era anche un danno, ricorsi su danni economici. Per cui ti inserisco in questo percorso, ti pago lo stipendio, ti formo a carico mio, e dopodiché, però, se non vai bene, in questi 3 anni ti accomodo alla porta e ti dico: il suo percorso finisce qui. La sesta fase, quando uno finalmente ha conseguito i 60 CFU, l'ultima verifica, diciamo così, del comitato di valutazione assieme ai professori universitari, uno fa una tesina, un qualcosa, una simulazione, una presentazione, quello che è, e alla fine, come dire, viene assunto a tempo indeterminato. Io ho messo anche con l'obbligo di stare per altri 3 anni, cioè quindi quando uno decide di fare questo percorso, per 6 anni stai in questa scuola, no? Dove, come Ecco, dire, costruisce un percorso. senti, la proposta è sicuramente interessante quanto sia attuabile e quanto sia compatibile con i meccanismi politico-sindacali. Questo io non lo so, lo vedremo nei prossimi mesi se la tua proposta raccoglierà qualche consenso e verrà discussa nelle sedi opportune. C'è però subito un primo problema che io ti pongo. La nostra Costituzione, come tu ben sai, prevede che ai pubblici impieghi si accede tramite concorso. E quindi come lo risolvi questo problema? È molto semplice, perché le graduatorie degli ATA, del personale ATA, sono validate come, cioè valgono come concorso. Noi non facciamo concorsi per il personale ATA da millenni, perché se noi facessimo concorso per collaboratore scolastico o assistente amministrativo, avremmo decine di migliaia, centinaia di migliaia di candidati. Quindi lo Stato ha detto: va bene, devi fare 24 mesi in prima fascia, queste cose qui, e quel percorso lì vale come a valore di concorso. Mi metto nei panni del giovane laureato che esce dalla università e che si vede prospettare un percorso di questo genere. E allora io ti dico, caro
Preside fasce, tutto molto bello, tutto interessante, però io dopo un percorso ad ostacoli come questo, se permette, caro preside, io mi aspetto che alla fine mi venga riconosciuto uno stipendio, non dico doppio rispetto a quello attuale, ma sicuramente un po' migliore. E come rispondiamo a questa, credo, legittima osservazione? Sì, allora io penso che ci siano due strade. La prima strada è quella del calo demografico, quindi inevitabilmente col calo demografico diminuiranno i bisogni, il numero degli insegnanti, probabilmente ci saranno più risorse per pagarli. Il secondo, come dire, elemento è quello che è assolutamente necessario, a mio giudizio, dimezzare gli scatti stipendiali e trasferire l'equivalente non dato in questi termini sul FIS, sulle funzioni strumentali, sulle figure di staff, su quelli, come dire, perché abbiamo a scuola davvero tante situazioni diverse, cioè abbiamo la persona capace, meritevole, volenterosa, che è anche magari monoreddito e quindi ha necessità, ti fa quella domanda che mi hai fatto tu, e la persona capace, volenterosa, che però ha la moglie medico e dice: ma a me cosa me ne importa di tutta questa? Cioè abbiamo uno spettro davvero variegato, quindi non possiamo, come dire, toccare queste situazioni. A me è capitato, ho un vicepreside che mi ha detto, la collega mi ha detto chi me lo fa fare per i soldi che gli do. E questo qui, siccome è giovane e ha ancora lo stipendio della prima fascia, diciamo così, 0-9 anni, prende 1.450 al mese. Quella là prende 1.900 al mese ed effettivamente quando uno prende 1.900 al mese, ma come me ne importa di impegnarmi di più a scuola? Allora, da un lato gli scatti stipendiali vanno mantenuti, ci mancherebbe altro, ma, no, ma siccome assorbono molte risorse e quindi abbiamo persone che guadagnano 1.900, 2.100 perché sono a 30 anni, 35, eccetera, ma abbiamo gente che ha 1.400, capite che c'è una differenza abissale tra questo genere di stipendio. Se mi permetti, Paolo, è una proposta decisamente molto interessante, se posso dire anche molto coraggiosa, perché penso che tu immagini che è una proposta che potrebbe attirarsi le ire di non poche persone. Ma insomma, questo però lo scopriremo, come si dice, vivendo. E vedremo che cosa succederà. Certo è che il problema che tu poni, è un problema assolutamente reale e al di là delle battute, credo che debba in ogni caso essere preso in seria considerazione sia dalla politica e sia dalle organizzazioni sindacali. Per il momento noi ci fermiamo qui, ti ringraziamo appunto per queste tue considerazioni che al di là appunto di quelle che possono essere considerate delle provocazioni, comunque sono considerazioni di grande interesse e che comunque dovrebbero far riflettere noi che ti ascoltiamo, ma anche chi invece poi ha il potere per decidere su questa materia. Grazie davvero al preside Paolo Fasce. Grazie a voi dell'ospitalità.